Buonasera a tutti. Lo spirito soffia molto forte dove vuole, quindi c'è molto vento. E poi questo è un luogo che prima di essere una meravigliosa biblioteca era un monastero di monache. Qui non si sente, dobbiamo parlare proprio mangiando il gelato. Proviamo. Quindi a mano mi emoziono. Quindi insomma ce n'è di cose da dire. Io adesso come prima cosa vorrei semplicemente presentare con due parole i nostri interlocutori, che non sono il diavolo e l'acqua santa, ma sono due persone evidentemente in cerca su strade diverse dei propri significati. E partirei per anzianità, forse anche, se non per santità, da padre Giancarlo Bruni, che è un monaco della comunità, un padre Servita in realtà, giusto. Padre Servita che tanti anni fa in gioventù ha vissuto, ha condiviso l'esperienza di padre David Maria Turoldo quando stava su dalle mie parti in Bergamasca, in questo posto molto bello, e adesso vive tra Bose e un eremo qui vicino dove fa esperienza mistica, ed è anche soprattutto un noto e grande biblista. Se guardate se avete la pazienza di guardare sul web, trovate delle sue magnifiche conferenze o spiegazioni, perché lui è un cercatore della parola. Mi riallaccio velocemente proprio a padre Turoldo, che era un poeta, era proprio uno che cercava Dio con le parole. Io ho letto una frase di padre Giancarlo che dice che chi ha paura del racconto degli altri vuol dire che non si fida, non ha veramente fede nel proprio racconto. Allora lo farei partire proprio da questo, come il suo racconto di Dio. Meglio prenderlo? Io ci proviamo. Faccio così. Io inizio dicendovi come vivo questo momento. Quindi esprimo un sentimento. Ecco, vivo questo momento in un clima di amicizia, oserei dire di benessere. Perché quando, appunto, con un cuore amico si raccontano le cose che ci stanno a cuore in onestà e in lealtà, è una cosa buona sotto il sole. Oltre l'uomo, tre puntini, Dio. Ecco, io svolgo il mio intervento, oserei dire la mia testimonianza. La mia testimonianza, ecco, sto attento a che non sia, almeno mi auguro, ecco, che non sia una lezione, ma che sia appunto un racconto, una testimonianza. E vorrei partire allora da una premessa, che è una premessa antropologica. Se io guardo me stesso, mi leggo, mi penso, mi accorgo di essere una creatura di domanda, una creatura di ricerca, una creatura di invocazione di qualche frammento di luce, se c'è, una creatura di attesa. Fa parte del mio DNA questo desiderio della conoscenza della realtà, dell'uomo e dell'uomo nell'universo, che è un desiderio poi che da sempre accompagna il cammino umano, è il punto di partenza della cultura come coltivazione, mai venuta meno, della domanda: ma che cos'è l'uomo? Ma chi sono io? Ma che ci faccio qui? Ma che cos'è l'universo? E sono dunque un essere, non me ne vergogno,
un essere di bisogno, un essere di desiderio, di desiderio di ciò di cui ho bisogno. E allora faccio l'elenco, alcuni elenchi. Ho bisogno di pane alla mia fame. Ho bisogno di riconoscimento e di accoglienza alla mia domanda di amore. Ho bisogno di ragioni alla mia domanda di senso, al giorno dato a vivere e all'ora data a morire. Ecco che l'uomo è al contempo invocazione e attesa di tavola imbandita, di relazioni buone, nella triplice cura di sé, dell'altro e del creato, e di consapevolezza che il suo essere gettato nel mondo forse ha un significato. Un forse che ci costituisce homo viator, viandanti, alla ricerca di frammenti di luce, al desiderio umanissimo di notizie circa la propria origine. C'è questa domanda, c'è questa nostalgia, circa l'alfabeto alla cui luce scrivere in positivo la propria storia e circa il proprio approdo. Non so se c'è l'acqua, di certo c'è la sete. E la sete va riconosciuta, è un dato umano. Quindi pellegrini in cerca di senso, della verità che lo genera, della felicità che ne consegue. Un cammino con le sue soste a interrogare le ragioni del cuore, il sentimento, la lezione delle filosofie, le indicazioni delle scienze psicologiche, sociologiche, biologiche, neurologiche, chimiche, fisiche, matematiche e i grandi racconti di senso che sono i testi religiosi dell'umanità. Nulla è escluso. Mendicanti alla ricerca dunque del proprio nome, ma quello nascosto, sempre oltre il proprio principio di identificazione che è dato dal codice genetico. Sono figlio di geografico, sono nato a culturale, sono coltivato così, sempre oltre, nell'avvertenza. E qui penso alla lezione di Lacan, che è il non detto, che è il non detto, la realtà più profonda dell'uomo e dell'universo. È quello che ancora non si dice, l'oltre. E dunque è all'interno di questo complesso e variegato cammino che si inserisce, ecco, è qui. Il racconto, io non voglio parlare, oggi ho detto è testimoniale il discorso, quindi non voglio parlare di religione in genere, ma mi limito a dire è qui che si inserisce il racconto cristiano. Un nome di cui non mi vergogno, il racconto cristiano. Dico in alcuni punti. Primo punto, metodologico fondamentale. Racconto il cui ambito è l'esperienza. L'esperienza. L'esperienza data dall'incontro con un tu e con una parola sperimentati dal tuo sentire profondo come gioiosa notizia, dolce musica, peso leggero, evento di grazia. L'homo viator alla ricerca è l'uomo degli incontri. E nella vita
Non tutti gli incontri si equivalgono. Vi sono incontri noiosi, vi sono incontri indifferenti, vi sono incontri negativi, vi sono incontri di grazia. Ecco. Il cristianesimo, se io devo dire la mia esperienza, è questa. Nel mio cammino alla ricerca di un senso, può capitare di essere incrociati da un tu, da una parola, che immediatamente, in maniera personalissima, pre-razionale, che non vuol dire irrazionale, pre-razionale, e trasformante, ti aprono gli occhi a una luce. È l'esperienza di una illuminazione data dall'incontro con un tu. Incontro che lascia il segno, che ferisce. Anche nel linguaggio. Ciò che mi ha colpito in quell'incontro, colpire è ferire. È ferire. Quindi è un incontro che lascia il segno, che ferisce, che si consegna nella gratuità. Nella gratuità. Nella libertà, altrimenti non è incontro, è in perdita, perché sa che tu gli puoi sorridere e dire tu cammini per la tua strada, io cammino per la mia. È in perdita. A un tu umano provocato a una risposta libera, gioiosa, nel rendimento di grazie e ad alto prezzo. Lo stupore dell'incontro. È di primaria importanza precisare l'ambito della fede. Chiarire di che cosa stiamo parlando. Di un'esperienza, appunto. Ripeto, legata all'essere incrociati da una presenza e da un messaggio percepiti, intuiti come determinanti. Il Kairos, l'evento favorevole, è l'imprincipio dell'esperienza della fede. Il logos, vale a dire la riflessione sul fenomeno, viene dopo. La dottrina è sempre spiegazione di una esperienza. Questo, quindi, io capisco, è il limite. Ora si tratta, ecco, poi la ragione esiste, quindi uno pensa il logos, si tratta. Ecco, precisato l'ambito della fede, l'esperienza data da un incontro, si tratta poi anche di argomentare un attimino e di declinare un attimino il contenuto di questo incontro. Che poi è un contenuto che quando uno fa un incontro di grazia, un incontro di luce, un incontro illuminante, ecco che la prima cosa che accade, che l'incontrato definisce il tu che lo incontra, sei davvero una luce. Io sono la luce. Che il tu che incontri è davvero una via. Il viandante incontra la via. Ecco il mio sentiero. Ecco il mio sentiero, ecco la mia via. Allora leggono i Vangeli, io sono la via. Vabbè. È l'incontrato che lo racconta. Sei stato per me un incontro di luce, sei una luce. Davvero mi hai orientato in una via, sei la via. Oso una parola, oso dirla. Sei la mia verità. Io sono la via, la verità, la vita. Questa è vita. Ti butto nella vita con un senso nuovo. Ecco allora, questo essere introdotti
dall'incontro in un sentiero che conduce a orizzonti inediti. E in tutto questo la mia ragione è sveglia. Il mio sentimento è sveglio. So di che si tratta. Allora in lui, ecco, no, quindi il rapporto, guardo quel tu e dico, in lui, detto, nato da donna, nato sotto la legge, Galati 4:4, e figlio di Dio, in lui l'io vede compiutamente se stesso, ciò che lo identifica, il codice genetico, sono un nato da donna, il codice culturale, sono nato sotto la mia legge, e l'inedito, il codice della filialità divina. È lui la via che mi apre a questa ineffabile conoscenza, ineffabile, ecco, cioè al di là di ogni filosofia, al di là, oltre ogni scienza. Non vado nell'aula filosofica e non vado nel laboratorio scientifico a cercare la filialità divina. Nel laboratorio scientifico, nell'aula filosofica, troverò quello che l'aula filosofica e il laboratorio scientifico hanno da dirmi. È l'incontro di un amico che mi ha aperto. Così. Cosa significa? Questo orizzonte, su cui poi mi interrogo. Questo orizzonte. Un codice quest'ultimo davvero sorprendente, oltre la verificabilità, la calcolabilità delle scienze umane. Reso noto all'uomo e donato all'uomo dal figlio, per una intelligenza ineffabile del sé a misura del figlio. Allora ecco, ma chi sono io, nato sotto quella legge? Ecco l'incontro con un tu che mi dice: sei un generato dall'amore con la A maiuscola. Boh. Sei un inviato dall'amore con la A maiuscola. Sei un atteso dopo la morte dall'amore con la A maiuscola. Questo amore Gesù lo chiama il Padre mio e Padre vostro. Il Dio mio e il Dio vostro. Il Dio ignoto. Atti 17:23. Paolo, discorso all'Areopago. Ecco, Dio, vedo la scritta Dio ignoto. Il Dio invisibile. Giovanni 1:18. Nessuno ha mai visto Dio. Nessuno. Il Dio inaccessibile. Prima Timoteo 6:16, abita una luce non accessibile all'uomo, il Dio inimmaginabile. Colossesi 1:14, non farti immagini, sono idoli. Il Dio spirito, Giovanni 4:24. Un Dio tutt'altro dall'uomo, per usare un linguaggio bartiano. Un Dio tutt'oltre l'uomo e al di là della portata dell'uomo, dinanzi al quale non resta che il vuoto, la gnosi, la non conoscenza, il silenzio. E in questa prospettiva, lo dico tra parentesi, io reputo l'ateismo un evento catartico nei confronti della fede. Non crearti immagini, non crearti dei, non crearti idoli. Sii vuoto. Il vuoto.
il silenzio, la non conoscenza. E ripeto, in questa prospettiva l'ateismo non è privo di una sua funzione catartica, un'ecologia della mente e del cuore dall'inquinamento dato da certi immaginari del divino. In linguaggio mistico si tratta di creare il vuoto aperto, disponibile all'imprevisto. Infatti questa è la parola chiave di tutte le scritture. La prima parola è esci ad Abramo, esci a Mosè, esci dal cuore ottuso nei profeti, fino all'esci dalla tomba di Gesù di Nazaret. Esci, esci dal farti dei, esci. Spezza in te le tue immagini di Dio, i tuoi discorsi su Dio, esci. Un vuoto però aperto, non chiuso, aperto, disponibile. Il vuoto cioè aperto all'imprevisto, aperto all'accoglienza, che è l'accoglienza di un tu. Io non vorrei essere frainteso. Non è l'accoglienza innanzitutto di Dio, è l'accoglienza di un tu umanissimo di nome Gesù di Nazaret e del suo Vangelo. È l'accoglienza di un tu nel quale l'invisibile si fa volto. Il silenzio si fa parola, l'inaccessibile si fa compagnia. Il cristianesimo, nel contesto del credere e del non credere, nelle oscillazioni tra il credere e il non credere, si distingue per un approccio a Dio a cui è via, non innanzitutto la sua mente, l'itinerarium mentis in Deum, non innanzitutto il suo cuore, l'itinerarium cordis in Deum, no? L'itinerario, la via dell'eros, la via della bellezza, che hanno il loro significato. No, in ultima istanza la via all'ignoto, all'invisibile, all'indicibile, all'inaccessibile, la via è un tu umanissimo. Gesù di Nazaret, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. In lui il Deus absconditus diviene Deus revelatus e in lui l'homo absconditus, nascosto a se stesso, diviene uomo rivelato. Tu, e di te dicono questo le scienze, e di te dicono questo le filosofie, e di te, ecco, tu, il detto in mille modi dalle scienze e dalle filosofie, sei detto figlio amato da sempre, fratello inviato ad amare come amato, erede amato per sempre. No, perché il Pier Giorgio Ghilfreddi, che non ha bisogno di essere presentato, un matematico noto, famoso, ed è un ateo convinto, e però è anche un uomo che ha scritto un libro per smontare matematicamente il Vangelo, cioè il racconto che padre Giancarlo sta facendo. E poi ha scritto anche un libro, poi ne parleremo, rivolto al Papa Emerito Ratzinger, per spiegargli come si fa, cosa vuol dire l'ateismo. Io volevo semplicemente chiedergli se lui, che ritiene che la Bibbia sia un racconto che se l'avesse scritto Dio non avrebbe tutti i buchi e le falle che ha, se il Vangelo fosse veramente una cosa divina, non avrebbe tutti quei giochetti che la matematica può spiegare, di questo racconto, di questa narrazione emozionale, emozionante anche, che sta facendo padre Giancarlo,
cosa pensa e se è disposto a camminare un pochino con lui. Sì, buonasera. Dunque, io sono sempre disposto a camminare talmente tanto che ho fatto addirittura il Cammino di Santiago, quindi 800 chilometri, no, con due credenti, perché loro hanno fatto la staffetta, tra l'altro, questo era, no? Mentre io da solo, no, invece mi confrontavo con loro. Quindi certamente camminare insieme non c'è problema e naturalmente anche starsi a sentire, no, l'un l'altro, no, cercando di capire. Naturalmente cercare di capire non significa affatto capire, per esempio abbiamo sentito parole che per me sono molto difficili di comprensione, per esempio il senso della vita. Io ho un blog su Repubblica che si chiama Il non senso della vita, quindi già questo, no, in qualche modo, no, dice che la sento, no, diversamente. Volevo solo fare magari una classificazione veloce, no, per capire, far capire forse a chi ci sente dove ci situiamo noi. No? Non so se noi tre o noi due, no? Ma comunque c'è una classificazione trinitaria, no? Ce ne possono far tante dopo Hegel, no? Le triadi, no? Sono diventate effettivamente, no, uno sport diffuso. Però una classificazione molto naturale, no, di come siamo noi uomini fisicamente, intendo, no? Distingue tra almeno tre sistemi che poi si riflettono anche nell'approccio che uno ha nei confronti della religione. No? I tre sistemi sono il sistema muscolare, diciamo così, no? Il sistema viscerale e il sistema cerebrale. No? Il sistema muscolare è quello che ci porta, no, ad agire, a fare, no? E naturalmente nel campo delle religioni è probabilmente quello che ispira la maggior parte della cosiddetta religiosità, anche popolare, no? Nel senso che quando si parla, diciamo, con persone che non sono addette ai lavori ma che dicono di essere credenti, per loro la religione spesso è questo aspetto muscolare, nel senso che si riflette, no, si estrinseca nei riti, no? Si va a messa, si dicono i rosari, si dicono le preghiere, no? Le giaculatorie, no? Eccetera, si fanno delle cose, no? E questo è un tipo di religiosità di cui non stiamo parlando adesso, no? Cioè, in realtà noi ci concentriamo su due aspetti molto diversi, no, della religiosità, e quello che abbiamo sentito finora mi sembra che sia quello che corrisponde dal punto di vista fisiologico al sistema viscerale, no? Cioè sono i sentimenti, le cose che si sentono, abbiamo sentito, no? Si pensano di incontrarsi con qualcuno che poi, tra l'altro, o con qualcosa, no? Bisognerebbe dire agli inizi, che poi si immagina, no? Anche essere addirittura, no? Personificato, no? Addirittura talmente personificato da essere addirittura umano, no? E così via. Ora, l'atteggiamento religioso che corrisponde appunto al sistema viscerale, no? È l'atteggiamento mistico, no? Di coloro che sentono. Ora, il misticismo, no, è inutile discuterne, no? Il misticismo è assolutamente irrefutabile, no? Cioè, se uno dice che sente delle cose, no, io ci devo credere, no? A meno che non veda, ma non mi sembra il caso in questo momento, no? Un tentativo, no, di mentire, di raccontare delle storie. Uno dice quello che sente e chi sta a sentire il racconto di queste esperienze non può far altro che dire, va bene, no, questo è quello che si sente, no? E appunto, come dicevo, sono questioni irrefutabili. Ma c'è un terzo atteggiamento, no, che, che corrisponde al sistema cerebrale invece, no? Che è l'atteggiamento, per così dire, teologico, no? I discorsi su Dio, no? E io come matematico, ma più in particolare come logico matematico, io ho fatto questo nel corso della mia vita, diciamo così, professionale, no? Sono interessato per l'appunto ai discorsi, alle dimostrazioni, eccetera, e quindi della religione, no? Dell'approccio religioso, mi interessa appunto, no, l'aspetto teologico, cioè poter discutere su quelli che qualcuno considera, come sentivamo sopra prima nella conferenza precedente con Mancuso e Givone, considera argomenti, no, a favore o contro, no, l'esistenza di Dio, no, e così via. No? Con quelli mi sento a mio agio, nel senso che posso anzitutto cercare di capire, no, credo di capire, no, quello che viene detto, credo anche di
di non essere d'accordo, no? Quindi no, di poter in qualche modo, no, confutare ciò che viene detto, ma non è un caso, no, che per l'appunto, no, il mio scambio con Benedetto XVI si sia fatto, a cui alludevi poco fa, no, si sia fatto su questo terreno, no? Cioè su un libro che lui aveva scritto nel 1968-69 che si intitolava Introduzione all'ateismo, che era un commento al credo, no, al simbolo apostolico in realtà, una forma di credo, no? Esatto, no? Introduzione, cosa ho detto? Oh Signore Dio, questo è naturalmente, no, questo... Questo è la prova che, nonostante io dica che non ho un inconscio, no, effettivamente, no, evidentemente ce l'ho. No? Volevo dire introduzione al cristianesimo, perché non ci siamo ancora scambiati i ruoli, no, per ora, no, così, no? E in effetti pensavo già a quello successivo, no? Cioè il mio commento a questa introduzione al cristianesimo voleva essere per l'appunto, no, una introduzione all'ateismo, nel senso però non di proselitismo, no? Perché a differenza delle religioni l'ateismo non ha questa velleità, diciamo così, no, di convincere gli altri, no, del proprio pensiero, no? È semplicemente, no, la testimonianza di ciò che si crede, o meglio, in questo caso, che non si crede. Quindi per me è un po' difficile, naturalmente, no? Sono molto contento, no, di dialogare, no, questa sera, però siamo su due piani, no, completamente diversi, probabilmente paralleli, no? Il racconto di un'esperienza, no? Quindi la testimonianza, diciamo così, di una religiosità, se posso chiamare appunto mistica, no? E dall'altra parte, no, il racconto o la testimonianza di una non esperienza teologica, però. Il misticismo, come dicevo, no, è irrefutabile, nel senso che chi ce l'ha, ce l'ha, chi lo sente, lo sente, chi non ce l'ha, non ce l'ha, non è che si può dire ma tu dovresti sentire questo, no? D'altra parte, il fatto che uno senta certe cose, no, questo non è assolutamente, dal punto di vista razionale, no, o teologico anche, no, una prova del fatto che quelle cose esistono. Sappiamo che ci sono altri modi di sentire, no, nella vita umana, non tutti legali, tra l'altro, no, ma quelli illegali, che sono delle scorciatoie, no, che tutti voi conoscerete naturalmente, no, che consistono nell'ingerire sostanze, no, iniettare sostanze di vario genere, spesso producono cose simili, no, cioè esperienze, no, che anche quelle sono irrefutabili, inconfutabili. Se uno mi dice mi sono preso una pasticca di LSD, no, e adesso vedo un elefante nella stanza, beh, non lo posso mica negare, no? Cioè, se lo vedi, no? Però quello che a me interessa, no, è poi cercare di dire a chi ha preso la pasticca, no, in realtà uno zuccherino in quel caso lì, ma non voglio sembrare troppo esperto, perché poi, no, ci può essere qualcuno che poi deduce, no, il fatto, no, che appunto ho avuto esperienze di questo genere, no? Cioè l'esperienza, no, che uno dice io sento questo, vedo questo, no, e così via, non significa, no, che quello che si sente, quello che si vede, no, esiste, e che non sia semplicemente, come d'altra parte dice il Vangelo stesso, no, quando dice, no, il regno di Dio è dentro di voi. Cosa significa questo? Significa che sta nella vostra testa, no? Cioè siamo noi che ci creiamo, per l'appunto, no, gli dèi, che ci creiamo, no, questo racconto, questo rapporto con le divinità stesse. In tempi diversi delle civiltà questo rapporto è stato percepito e vissuto in maniera diversa, basta vedere per esempio le storie delle religioni, no? Cioè agli inizi, anche soltanto limitandosi alla religione medio orientale, diciamo così, no? Quella giudaico-cristiana, diciamo così, no? Il rapporto con la divinità agli inizi è molto diretto, no? Cioè i profeti parlano direttamente con Dio, lo vedono, lo sentono, no? Dio ordina direttamente, no? Fai questo, no? Uccidi tuo figlio, no? Oppure, no? Parti e vai, no? E così via, no? E poi pian piano queste cose cominciano a stemperarsi, no? Mosè ancora, credo che sia l'ultimo, no, che vede direttamente, o dice, no, di vedere naturalmente, no, la divinità. Dopodiché i profeti successivi sentono delle voci, no? Ma ormai non hanno più un'esperienza di contatto diretto con la divinità, e questo sentire delle voci, che oggi tra l'altro insomma sarebbe una cosa, no, un po' problematica, ovviamente, se uno dicesse ho sentito delle voci, no, in genere non è che dice hai avuto un'esperienza religiosa, no, bensì, no, e questa era una cosa che i greci, per esempio, che arrivavano da una religiosità completamente diversa, anch'essi sperimentavano. Se uno legge l'Iliade o l'Odissea, no, si accorge che anche lì, no, c'è un rapporto diretto, no? Cioè io passeggio per la strada e ad un certo punto, whoop, no? Palla di Atena mi appare, no? Io comincio a parlarci, no? In questo modo, no? E
C'è un bellissimo libro che tra l'altro qualcuno di voi avrà letto, no? Che si chiama Il crollo della mente bicamerale, no? Che sostiene letteralmente, no? Da un punto di vista fisiologico, che i greci fossero tutti schizofrenici, no? Cioè nel senso letterale, no? Che avessero una mente divisa, è questo che lui chiama la mente bicamerale, no? Una mente divisa, no? Che permetteva per l'appunto, no? Di avere esperienze di questo genere, sentire le voci. Oggi, come dicevo, sentire le voci è una cosa problematica, no? Non è più un'esperienza condivisa, è un'esperienza singolare, no? Non molto diffusa, e quando la si sperimenta, ovviamente, no? Viene diagnosticata, no? In un modo che è appunto, no? Quello della schizofrenia. Io ho conosciuto bene John Nash, che molti di voi conosceranno indirettamente tramite il film Beautiful Mind, no? Sapranno la storia di questo matematico che all'età di meno di 30 anni, no? Dopo essere stato uno dei grandi matematici degli anni 50 praticamente, no? Ha questa malattia, no? e diventa schizofrenico, una vita terribile, poi tra l'altro passata appunto, no? negli ospedali psichiatrici con cure che lui oggi definisce torture, no? Cioè coma insulinici, no? E così via, e che poi ad un certo punto, miracolosamente potremmo dire, visto il luogo in cui ci troviamo, no? Ha una remissione spontanea di questa malattia, no? E tenendo bene o male, abbastanza male, ma comunque, no? Meglio di prima, no? Insieme, no? Quello che c'ha dentro la testa, oggi riesce da 20 anni in pratica, no? a interagire, no? Eccetera. Ha preso il premio Nobel, no? Dopodomani gli viene consegnato il premio Abel, no? Che è uno dei grandi premi della matematica, e un giorno, no? Gli ho chiesto, volevo sapere, no? Queste voci, no? come le sperimentavano. E lui anzitutto mi ha detto, non è che io adesso non le sento più, ho deciso di non stare più a sentirle, che è una cosa molto diversa, no? Che è un'esperienza, no? Che uno cerca di mettere da parte, no? E quando gli parlavo gli dicevo, ma in fondo, no, i profeti, no, dicono queste cose, no, di aver sentito voci, no? Anche Socrate, per esempio, chi di voi ha letto i dialoghi platonici, si ricorderà che c'era questo daimon, no, che diceva a Socrate sempre di non fare le cose, non di farle, che è tipico, no? Anche i comandamenti, no? la maggioranza dei comandamenti, 6 su 10, no? Dicono non fare questo, no? Perché? Per un motivo molto semplice, no? È facile sapere che cosa è male, no? È più difficile sapere cosa è bene, no? Quindi è facile impedire, no, o negare di fare le cose, no, che non dire fai queste cose, no, perché sono bene. Ma tutto questo, no, era per dire appunto, no, che quel tipo di esperienza, no, sentire, oggi noi forse, non so se poi lei vuole raccontare più in dettaglio, no, che tipo di esperienza è l'incontro, no, con quel tu che diceva, no, se si manifesta soltanto, no, con una sensazione oppure anche, no, se si, ecco, adesso poi magari sentire. No? Sarà interessante sentire, però come ho detto, questo io lo sento, no? Sono molto interessato tra l'altro, no? A questo tipo di racconto, no? Ovviamente non sperimentando le stesse cose posso solo fidarmi, no, sulla parola, sottolineo il fatto che questo non significa che ci sia qualche cos'altro al di fuori della mente di chi sente, no? E però, e poi magari in seguito, se facciamo un secondo round, non posso dire in che cosa non credo, ma non ha nulla a che vedere ovviamente, no? Con l'atteggiamento mistico, no? Di coloro che invece sentono e un conto è sentire, non un conto invece è credere. Ma poiché vedo, no, una volontà di parola, no? Prego. Prima di farci raccontare da padre Giancarlo che cos'è questo incontro che lui sente e vive, la incalzo con una domanda rapida a risposta rapida. E lei è matematico, dunque dice ciò che non è in qualche modo misurabile non è pertinente, non esiste. Il suo amico, chiamiamolo così, Papa Ratzinger, perché avete avuto un bello scambio epistolare, rispondendole pubblicamente su Repubblica, l'ha anche un po' bastonata, e ha detto soprattutto questa cosa divertente. Sa, lei accusa la teologia di essere, la religione di essere un racconto di fantascienza. Le stesse teorie scientifiche dall'origine del mondo, altre cose che lei ritiene pertinenti, razionali, eccetera, sono racconti di fantascienza. Lei non pensa che il racconto che lei si fa, che gli atei si fanno, gli scienziati si fanno, di quello che c'è oltre l'uomo sia anche quello fantascienza, quando nega che ci sia una storia diversa, che non abbia pertinenza la storia che sta raccontando padre Giancarlo? Risposta secca, poi sentiamo. Devo dire che quella particolare frase di Benedetto XVI è stata un po' infausta, perché lui ha citato un passo di Monod
Monod raccontava come, secondo la teoria dell'evoluzione, no? E oggi ci sono tra l'altro anche i reperti, no? Archeologici su questo, no? È avvenuto il passaggio dal pesce, diciamo così, no? All'animale di terraferma, no? Con questo passaggio dalle branchie, no? E soprattutto dalle pinne, no? Del pesce agli arti, no? Che poi noi oggi abbiamo. E capisco che per uno che non è addentro, no? Ai lavori, un racconto di questo genere può sembrare fantascientifico, ma non è fantascientifico, è scientifico. Poi uno potrà discutere se è corretto o no, ma quello è scientifico effettivamente. Io parlavo di fantascienza, ma in un senso, tra l'altro, non negativo. Benedetto XVI mi dice, ma lei dice che la teologia è fantascienza e poi la legge, no? Come mai? Dico, ma perché la fantascienza mi diverte, però so che è fantascienza, no? E questa è la questione, no? Cioè, se uno legge un romanzo di fantascienza, no? Lo legge per il piacere di leggerlo, ma non è che crede, no? A quello che il romanzo racconta, no? Che siano i marziani, no? Che siano esseri magari anche più interessanti, come quelli, per esempio, dei romanzi di Stanislaw Lem, no? Che è una fantascienza filosofica molto interessante, non banale, come invece altre volte, no? Quelli che presentano i marziani come esseri con sei dita, sai che differenza, no? O con le antenne, no? Ma per il resto uguale all'uomo, no? Perché così come è difficile crearsi degli dèi che non siano simili all'uomo, no? È anche difficile crearsi degli esseri fantascientifici, no? Molto spesso noi ci basiamo su noi stessi, no? Però appunto, no? Fantascienza è un racconto, no? Che si basa su postulati, diciamo così, no? Scientifici o parascientifici, e che poi però non pretende di essere scienza. Mentre la teologia, tra l'altro la definizione di fantascienza per la teologia non è mia, mi sarebbe piaciuto averla naturalmente, ma era una citazione di Borges, il quale diceva una volta, no, la teologia è un ramo della letteratura fantastica, no? Ora, detto da lui, che tra l'altro era un credente, no? Che aveva letto molta teologia e soprattutto, no? Molta fantascienza, questo era, credo, no? un apprezzamento anche nei confronti della teologia. Ma questo non significa che un bel racconto sia effettivamente, no? Qualcosa di realistico, no? E di corretto. Quindi in quel senso quel tipo di critica lì mi sembrava debole, no? però capisco che visto dal di fuori, no? Poteva sembrare sensata a lui. Sentiamo se invece il racconto di padre Giancarlo esce dalla fantascienza, entra nella realtà. Io ho sentito un pezzo di una sua conferenza che c'è sul web, che ho trovato, in cui parlava con fascino anche delle parole di Papa Francesco. Diceva che una delle parole che le piacciono di più è la tenerezza in quanto esperienza, in quanto quello, il centro dell'esperienza della fede dell'uomo, con ciò che l'uomo aspetta. Se ce lo racconta. No, ma poi dico, ci vogliono i visionari, no? Ecco. Ma al di là di questo, ecco, così, sorridendo, quando che mi dicono, sento delle voci, io la prima cosa che gli dico, cosa hai mangiato? Cioè, e quindi la mia preoccupazione è di stare attento a cosa hai mangiato, a come hai dormito, ecco, no, ecco, lei, ecco. Per cui io non amo, parlando dell'esperienza della fede, non amo il sentire, l'espressione, ma è una mia, non amo l'espressione il sentire le voci, no? Anche perché poi questa esperienza fa parte di una tradizione, che è la tradizione dello Shema, quindi è la tradizione dell'ascolto, non è la tradizione della visione. Nella tradizione ebraico-cristiana si diventa veggenti attraverso l'udito e ascoltando, ecco, come io adesso ho ascoltato lei, ecco, quindi questa parola ascoltata, ecco, che poi va colta, va pensata, ecco, è la parola, allora, dire questo atteggiamento non di visione, ma questo atteggiamento di ascolto, per cui, ecco, direi che poi, ecco, qui sì, allora si può parlare di una esperienza della fede, nel senso che quando leggo una pagina, nella pagina, ma questo è molto umano, nella pagina che legge, o nella lettera, o nel messaggio che una persona legge, ricevuto, normalmente poi è portato a cogliere dietro il messaggio
il datore del messaggio. E quindi l'esperienza, in questo caso, ecco, l'esperienza della fede vuol dire questo, ecco, che attraverso l'incontro con una pagina letta, ascoltata, e dietro quella pagina, ecco, vi è un nome, allora ecco, questa pagina, a un certo punto dico, questa pagina mi illumina, ma mi illumina su questioni molto ragionevoli, molto razionali, perché è della mia ragione il farmi la domanda di un senso, ma, capisco lei, è della mia ragione il dire, è inutile la domanda del senso. Quindi, in questo caso, ecco allora che c'è le posizioni e bisognerà imparare nel mondo che viviamo, bisognerà imparare a dare cittadinanza alla diversità delle proposte, alla diversità delle parole. Ecco. Per cui è attraverso, allora, la mia esperienza non è l'esperienza della visione, non vorrei essere frainteso, ma è l'esperienza dell'ascolto. Una pagina mi è di luce. La differenza, mi sono trovato a volte con amici non credenti e credenti, anche qui poi io sono molto legato alla visione di Martini, in fondo il non credente è colui che esplicita la non fede che è in me, ma il credente probabilmente esplicita anche quel briciolo di fede che è nell'altro. Ecco, c'è questa, ecco. E quindi, ecco, allora attraverso questa pagina che poi arrivo allora anche a dire grazie a quel tu che dietro la pagina mi ha detto qualcosa di molto razionale, ma che mi coinvolge anche visceralmente, perché la razionalità e la visceralità non sono poi separabili. Allora il mio cervello ringrazia, guarda, oh, andavo alla ricerca, ma c'è un'origine? La domanda c'è, la sete della risposta c'è. Uno mi dice, ma la risposta che ti ha dato, in principio c'è l'amore? No, guarda, in principio c'è la natura. No. Ho letto il libro con... E quindi è ovvio. Allora, a questo punto cosa c'è da dire? C'è da guardarsi e dire, oh, in principio per me c'è l'amore, in principio c'è la, no? C'è la natura. Va bene, dico. Ecco, se mi dice, ma che ti dice? Ecco, no, ecco, io non ho la prova scientifica che in principio c'è l'amore. Semplicemente la fede è questa. Ho dato fiducia a quello che mi ha detto un amico. Non so se, ecco, ho dato fiducia razionalmente a quello che mi ha detto un amico, il quale mi dice, la morte non ha l'ultima parola, ma chi lo racconti? Allora mi dice, la morte non ha l'ultima parola. Cosa c'è di storico in tutto questo? Dirà che sotto il sole c'è un tu. C'è una tradizione che dice, in principio, c'è il nulla, c'è il caso, c'è chissà che cosa. Ecco, è così proprio la gamma delle risposte. Sai, io rimango legato a una tradizione che mi dice che in principio c'è un evento di amore. Rimango legato a una tradizione che mi dice che al termine che l'evoluzione del mondo va verso un punto omega, che è la trasfigurazione. Tu sei matto, dammi la prova. No, io non ti do né prova. Ecco, ecco. L'unica cosa è l'atto di fiducia. Ecco. E quello che posso dirti è che non voglio parlare di certezze, ma queste chiarezze che vi sono state date, queste chiarezze, non le svendo facilmente. Come un altro dice, le mie chiarezze non le svendo facilmente. Ecco allora il... Poi, qual è il cuore? Ecco, allora, qual è... E poi, questo tu che ti dice, l'alfabeto, per fare della storia che è un caos, per fare della storia, ecco, questa involuzione della storia, il disastro ecologico,
il disastro umano, la morte, lo scialo della morte. Con che alfabeto scrivete la storia? Allora, interrogati dentro. In te c'è l'istinto di potenza. Lo traduci in dominio? O lo traduci in forza, a vantaggio del povero mondo e del dolore del povero mondo? Allora qui è molto concreto il discorso. Questo Vangelo che vi dice, ricordati di una cosa, al centro del villaggio umano poni il povero. È l'unica autorità che esiste. Anche le autorità dei papi religiosi e dei papi culturali sono al servizio del dolore del povero mondo. Il povero è il soggetto di diritto. Gli altri e le istituzioni sono solo soggetto di dovere nei confronti del dolore del povero mondo. E qui nasce allora storicamente, per cui il cristianesimo, a mio parere, non lo si dimostra. Il cristianesimo va mostrato. E lo dimostri, l'unica prova che Gesù lascia ai suoi è: conosceranno che siete miei discepoli dall'amore che avrete gli uni verso gli altri. Non dalle argomentazioni che avrete per dimostrare le esistenze o le non esistenze di Dio. Io lo reputo questo un discorso archeologico ottocentesco. Ecco, il vero problema allora è, ecco, la ragione della tua vita. Come ti colloca storicamente nella vita? Chi poni? Ecco. Allora ecco qui la rivoluzione della tenerezza. Allora il problema umano, ecco, viscerale, cerebrale, è, uso il linguaggio biblico, ma che capiamo? Che cuore hai? Che cuore hai? Ecco, che pensieri hai nel cuore? Cosa, ecco, che sentimenti hai nel cuore? Da questo dipende la qualità della tua vita. E allora io credo che il futuro del cristianesimo sarà proprio questo, essere la narrazione della passione di amore di un certo Gesù di Nazareth, scritta nel Vangelo, e che lui dice, manifestazione della passione di amore di un altro ancora verso il dolore del mondo, con coraggio profetico. Ecco, con il coraggio, sì, ecco. Con azioni coraggiose e disarmate. Per cui il futuro del cristianesimo è, se c'è un Dio, il Dio e il Dio di Gesù Cristo è il Dio innamorato del povero, degli scarti della vita, di chi non conta. E la prova, la mostrazione della verità di questo Dio, che uno ci creda o non ci creda, sarà proprio questa, il prenderti cura del dolore del povero mondo, l'essere coscienza critica alle istituzioni religiose, politiche, economiche, finanziarie, culturali. Siete per l'uomo, per il povero uomo o no? E l'essere, ecco così, la coscienza critica di ogni immagine di Dio e di ogni discorso su Dio che spezza gli altri. Questa è blasfemia. Ecco, allora avere, ecco, questa è la mostrazione. Io qui riferisco una frase, più o meno che ricordo bene, di Salvatore Natoli, una volta parlando insieme, diceva: sentite cristiani, smettetela di essere ossessionati dal dimostrare l'esistenza di Dio, vivete tranquilli, mostrateci di Dio il volto folle, scandaloso e provocante che dite che sia il Dio di Gesù Cristo. Per cui non è la dimostrazione, ma la mostrazione, il futuro. Un racconto, ripeto, tra i racconti. Un racconto tra i racconti.
Io credo che abbiamo bisogno di impararlo, questo, uscire dall'universo a prendere la logica del pluriverso. Più racconti. Uscire dal monologo al dialogo. Per ciò che riguarda poi un discepolo dell'ascolto del Vangelo, si tratta semplicemente di dire questo. Quando uno mi prende in giro per queste cose, sappia che io difendo fino in fondo il suo diritto a prendermi in giro. Sì. Cioè, matematica e tenerezza non sono esattamente sinonimi, almeno nella mia storia liceale, matematica e tenerezza, sinonimi no, diciamo. Però lei che è matematico, bisogna dire che è anche stranamente curioso di queste cose della religione che segue, che si interroga, eccetera. Le domando questo, domanda un po' dritta. Non è che in questo ci sia un minimo di nostalgia, cioè la natura intesa come natura matematica, geometrica, la natura come la racconta lei, non è un po' poco, se poi non c'è una, questo che invece un padre Giancarlo chiama tenerezza, non è che in questo suo inseguire, andare fino a Compostela a piedi, eccetera, ci sia un po' nostalgia di questo, o oltre l'uomo non c'è niente. Beh, anzitutto devo dire la verità che a Compostela ci sono andato trascinato da Valzania, non era una mia idea, no? È stata la sua idea, no? Quella che un ateo e un credente si confrontassero, no? Alla radio. Che alle... sì, infatti abbiamo fatto proprio prendendolo come spunto quello della Via Lattea. No? Però volevo dire che io sono un po' in difficoltà a capire, no? L'applicazione di termini che sono umani, troppo umani, come direbbe qualcun altro, no? Che sono l'amore, no? La tenerezza, no? E così via, no? Quando questi termini esulano dall'ambito umano, nel quale ovviamente, no? Al quale sono destinati e nel quale vivono, no? Per poi espandersi, no? Addirittura all'universo intero. No? Io capisco benissimo il discorso, no? Che è appena stato fatto, di dire io ho letto un libro, no? Questo libro mi ha convinto, no? E va bene, mi ci sono ispirato. No? Tra l'altro ci sono tanti libri che ispirano non solo religiosi, ma anche religiosi, no? Per quale motivo uno invece che un altro, no? Uno può leggere la Bhagavad Gita, per esempio, no? Molti si sono ispirati a quello, no? Al canto del Signore, no? Uno può, una volta si leggevano per esempio le vite parallele di Plutarco, no? Mi ricordo che nell'autobiografia di Russell lui raccontava, no? Che questo libro di Plutarco non l'aveva così, no? Tanto ispirato, eccetera, no? Ma un conto è essere ispirati da ciò che si legge, no? Prenderlo come esempio, no? E magari cambiare addirittura la propria vita. Tra l'altro anche i romanzi hanno questo effetto, no? E lo vediamo, io sono appena arrivato dalla Colombia, no? Dove sono andato a visitare Macondo. Ora uno può dire, ma com'è che hai visitato Macondo? Scusa, quello è un paese immaginario, o credete voi, perché non vivete in Sud America, dove invece queste cose sono prese molto seriamente. Ero alla Fiera del Libro di Bogotà e il paese ospite, che la Fiera del Libro in genere, no? È un paese reale, quest'anno era Macondo. No? Ora, come si potesse fare questo, non lo so, sono andato a visitare, però ho visto queste cose, no? I romanzi a volte diventano effettivamente, no? Parte della realtà, no? La distinzione, diciamo, no? Tra la fantasia e la realtà è molto labile, no? Spesso si sconfinano da una parte all'altra, no? Quindi io capisco benissimo il fatto che ci possano essere dei testi che ispirano qualcuno che li legge, no? A comportarsi in un certo modo, a cambiare la propria vita, eccetera. Ma questo non significa, no, che è in realtà quello che si legge di nuovo, no, e corrisponde a qualche cosa che poi effettivamente sia successo. Uno può dire, ma cosa me ne importa? Se leggo la Bhagavad Gita, in fondo, no, cioè mi posso ispirare, no, a un certo modo, no, di comportarmi, per esempio nei confronti della morte, no, al fatto di capire che in fondo, no, non importa poi molto, no, quello che si fa, no, quando la battaglia, no, si ferma e Krishna spiega, no, appunto, no, ad Arjuna, no, queste cose.
C'è anzitutto un problema però nel cristianesimo. Il cristianesimo non pretende di essere soltanto, non si accontenta di essere soltanto il racconto eventualmente mitologico, no, e fantastico, fantascientifico, no, di una religione, come invece possono essere i testi sacri delle altre religioni, sottolineo, letti da noi, perché poi se uno va in India, no, quelli sono presi altrettanto seriamente. Ad esempio, una volta sono andato ad Ayodhya, no, che molti di voi conosceranno, no, che è il luogo, no, dove si suppone, no, sia nato, mi sembra che sia Rama, adesso non ricordo più bene, no, e poiché nel luogo di nascita di Rama, no, se i musulmani, no, avevano costruito una moschea, a un certo punto gli indù si sono seccati, hanno deciso che questa moschea era blasfema, hanno dovuto tirarla giù, no, a mano, no, l'hanno smontata e distrutta, no, e sono morte migliaia di persone, no, in queste cose. Ora, noi che leggiamo questi testi, no, il Ramayana per esempio, no, beh, li prendiamo come dei romanzi, no, sono romanzi fantastici, succedono delle cose che sono ovviamente incredibili, no? Per noi occidentali, no, quella è mitologia, però per coloro che invece poi li leggono in un certo modo diventa modello di vita e può arrivare di nuovo, no, a fare appunto, no, addirittura dei morti. Io i Vangeli li considero nello stesso modo, sono stato in tanti paesi del mondo nel corso della mia vita, mi sono sempre divertito a leggere i testi sacri degli altri paesi, ho letto anche quelli appunto del Medio Oriente che poi noi abbiamo mutuato, ma li prendo tutti alla stessa maniera, no? Cioè sono testi mitologici in qualche modo che raccontano, no, esperienze più o meno devozionali, no? A volte esplicitamente tali, perché il Vangelo di Giovanni, no, nella prima conclusione, no, dice appunto, no, queste cose sono state scritte perché voi crediate, no? Quindi sono testi apologetici, no? E li considerano appunto tutti nello stesso modo. Ma di qui poi a fare un salto, no, alla Kierkegaard, diciamo così, no, e allargare quello che uno legge in uno di questi testi all'intero universo, beh, questo mi sembra veramente, no, un po' qualche cosa di fuori scala, no? Pretendere, no, che Gesù Cristo, no, sia non soltanto un uomo al quale ci si può ispirare, no? Un esempio di umanità, no? Positivo, no? Appunto per qualcuno, no? Ma che sia addirittura, no, colui, no, che ha creato il mondo, no? La spiegazione ultima dell'intero universo. Beh, mi sembra, no, che ci sia un salto, no, che io non riesco assolutamente a colmare. Ora volevo brevemente, se posso, no, dire qual è il mio atteggiamento nei confronti della religione cristiana, ovviamente, perché quando si chiede credi in Dio, no? Ma la prima cosa che a me capita, no, o che viene in mente di dire, è dico, ma un momento, che cosa significa per te Dio? Perché credere in Dio non è una domanda alla quale si può rispondere sì o no. Dipende dalla concezione che si ha di Dio, ce ne sono tantissime di queste concezioni, su alcune io lo dirò tra un momento, no, non ho nessuna difficoltà a dire sì, in quello ci credo, se proprio vogliamo metterle in questi termini, e su altre invece, no, direi che non ci credo. Ora, quali sono le concezioni di Dio nel cristianesimo? No? Beh, non sta a me dirlo ovviamente, no? Sta a coloro, no, che hanno definito, no, in questo modo il cristianesimo. Per esempio, si è citato prima, no, Giovanni, no? Beh, l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, no? Quei famosi versetti, no? In principio era il Logos era presso Dio e Dio era il Logos, no? Circolari tra l'altro, no? Che sembra addirittura appartengano già ai Veda, no? Che quindi siano in qualche modo, no? Un prestito, no? Preso dal, ma questo non importa poi comunque, beh, messi lì, no? Cosa significa Logos? Beh, anche quella è una parola, no? Che ha tantissimi significati. Io mi prendo per esempio la traduzione, l'interpretazione autentica, si potrebbe così dire, no, di Benedetto XVI a Ratisbona, no? Lo traduco come ragione, non ho nessuna difficoltà, no, a dire che pensare, no, che l'universo sia qualche cosa in cui c'è una ragione con la R maiuscola, no? E che l'uomo, che poi questa ragione si sia incarnata, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nell'uomo, no, c'è una ragione con la R minuscola, no? Un po' più piccola, no? Che rispecchia però la razionalità dell'intero universo, no? Eccetera. Cioè, io non lo direi in questi termini, ma se un credente mi dice, no, cioè tu credi, no, al Dio come Logos, al Dio come ragione dell'universo, no, l'armonia delle sfere, se volete metterla in termini pitagorici, perché poi appunto è una nozione talmente astratta che ha poco a che fare col cristianesimo, e infatti in quel Vangelo, no, cioè dopo i primi versetti, no, le cose vanno in tutt'altra direzione, io direi va bene, ci credo, anzi,
come potrebbe uno scienziato non credere, no, che esiste una ragione con la R maiuscola, no, e se la scienza è proprio cercare, come dice Stephen Hawking, alla fine del suo famoso bestseller Dal Big Bang ai buchi neri, La breve storia del tempo, no? Dice cercare di capire, di comprendere i pensieri della mente di Dio. No? L'universo è ordinato, no? C'è un ordine con la O maiuscola, no? E gli scienziati cercano di cogliere, no, dei brandelli di questo ordine. No? Va bene, no? Questo è il nostro lavoro, va benissimo. Se uno non credesse che l'universo è ordinato, che ci sono delle leggi che si possono cogliere, non farebbe lo scienziato, no? Quindi quello non ho nessuna difficoltà a dire che nel Dio dell'inizio del Vangelo secondo Giovanni, opportunamente interpretato, ci credo anch'io. Prima con Vito parlavamo, no, di Einstein, no? Il fatto che Einstein diceva di essere spinoziano, no? Di credere nel Deus ive natura, no? Dio, cioè la natura, anche lui credo che la intendesse in quel modo lì, no? C'è la natura, no? La natura ha le sue leggi, noi cerchiamo di capire queste leggi, se poi vogliamo chiamarle pensieri della mente di Dio, è una bella immagine metaforica e possiamo farlo, no? Questo quindi è una prima nozione di divinità che il cristianesimo ha introiettato, no, sulla quale io direi va bene, sono credente, no? Anche se poi non è che la sera mi metto a dire le preghiere all'ordine, no? Recito le tabelline, come posso fare, no? No, così. Ci sono altre però professioni di fede, no? Il catechismo, per esempio, no? Quello di Pio X, che comunque nella versione del compendio recente, no, del 2005, no, ripete le stesse cose. No? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore di tutte le cose, no? Come si dicevano quando eravamo bambini. Beh, Dio è l'essere perfettissimo, questa è una bella definizione, molto interessante. No? Non so se sia precedente a Cartesio, poi magari appunto voi che siete più esperti me lo potete confermare o negare, però sicuramente appare in Cartesio perché la definizione che lui dà quando riformula la prova ontologica di Anselmo, che era formulata in una maniera un po' bislacca, no? Dio è l'essere di cui non si può pensare nulla di più grande, insomma, che andava male, no? Nella mente di Cartesio, che era un matematico e voleva più precisione, lui dice, ah, faccio questa bella dimostrazione dell'esistenza di Dio, che posso dire perché dura 20 secondi, no? Quindi, no? Ed è proprio uno schema di come funziona la mente del matematico, no? C'è un teorema che voglio dimostrare, Dio esiste. Beh, non posso dimostrare teoremi se, come diceva Vito, no? Se non definisco ciò di cui sto parlando, no? E la definizione che dà Cartesio è definizione, Dio è l'essere che ha tutte le perfezioni, Dio è l'essere perfettissimo. Vogliamo dimostrare un teorema, però attenzione, perché non si può dimostrare un teorema senza avere degli assiomi, no? In matematica non ci sono verità assolute, no? Ci sono verità relative, no? Che dicono se queste cose valgono, allora altre cose valgono. E l'assioma più ovvio, no, da mettere è, vogliamo dimostrare che Dio esiste, l'abbiamo definito come un essere che ha tutte le perfezioni, assioma, l'esistenza è una perfezione. I nichilisti non sarebbero d'accordo, no? È meglio non esistere che esistere, no? Però se uno l'accetta come assioma, la dimostrazione qual è? È come si vede ogni tanto nei libri di matematica, dimostrazione ovvia, no? Cioè Dio c'ha tutte le perfezioni, l'esistenza è una, c'ha pure quella, esiste, è finita lì, no? Ora, certo che se uno non crede in Dio prima, no? Dopo aver visto questa dimostrazione va poco lontano, dice, ah, adesso, no? La mia vita cambia, no? È una nozione molto astratta, no? Della divinità, che però il cristianesimo di nuovo ha introiettato, no? Perché la messa addirittura, no? Agli inizi del catechismo, no? Ecco, a quel Dio lì ci credo o non ci credo? Ma anzitutto la dimostrazione è ipotetica, no? È assiomatica, quindi non è che si tratta di credere, credo che da quegli assiomi derivano quei teoremi. Però sulla prova ontologica, no? Beh, lì ci sarebbero molte cose da dire. E la cosa interessante è che la prova è partita col Proslogium, no? Nel 1077 di Anselmo d'Aosta, no? Però nel 1970, e sono passati 900 anni dopo, un grande logico, il più grande forse che sia esistito insieme ad Aristotele, sicuramente il più grande del Novecento, cioè Kurt Gödel, no? Nel 1970 riformula questa prova, si accorge che ci sono molti problemi, uno dei quale ovviamente aveva trovato subito Kant, no? Nel fatto di dire, beh, l'esistenza non è né una proprietà positiva né una proprietà negativa, no? È semplicemente, no? Noi diremmo, no? Un quantificatore, no? O la copula di un giudizio, diceva lui, no? Quindi bisogna riformularla in quel modo lì, no?
Leibniz aveva provato a fare una critica diversa, a dire, prima di poter asserire l'esistenza di un essere, no, definito, no, in questo modo, no, tu devi dimostrare, diceva Cartesio, che quest'essere è possibile. No? Leibniz amava la logica modale, no? Quindi gli interessavano queste cose. E fa una dimostrazione della possibilità dell'esistenza di quel diolino. E Gödel si accorge che c'è un errore molto banale, tra l'altro, se poi volete, no, vi posso raccontare brevemente. No? Allora cerca di riformulare questa prova. Quindi il più grande logico, no, del Novecento, forse della storia, no, che cerca di rivedere, no, questa prova. Questo però è una teologia completamente diversa dalla teologia pratica, diciamo, dalla fede concreta, no, di cui abbiamo sentito parlare, quella che definivo prima come viscerale. Ma naturalmente ci sono ancora altri modi, no, nel cristianesimo di definire la divinità. Il credo, per esempio, perché dicevamo prima, tutte queste cose non sono cose astratte, non c'entrano, però quando uno va a messa, E i preti, per esempio, ci vanno tutti i giorni, no? La dicono tutti i giorni, no? Anche Papa Francesco, che sembra parlare di tutt'altro nei suoi discorsi, però quando va a messa recita il credo, no? E credo, come dice, no? Credo in un solo Dio, creatore e signore del cielo e della terra. Ecco, su quel diolino io invece ho molti, molti dubbi. Perché? Ma perché se io guardo a ciò che la scienza ci racconta oggi, di che cosa sappiamo dell'universo, non c'è mai stato nessun inizio. Uno dice, ma come? Il Big Bang, no, è proprio quello. Ma il Big Bang non è un inizio, anche perché la scienza ci dice che man mano che ci avviciniamo, facendo girare il film dell'universo al contrario, no, verso quel momento che viene chiamato appunto Big Bang, che è un limite verso cui si tende, ma al quale non si arriva mai, no? Le nozioni di spazio e tempo, insomma, si sciolgono, no? vanno a farsi benedire, potremmo dire, qui in questo festival, no? E poiché si sciolgono, no? Non c'è più tempo, no? Non ha senso dire, no? Prima c'era un tempo, no? Newtoniano, ad un certo punto, in un istante di questo tempo, succede qualcosa, no? E viene in essere il mondo. Non è così che la vediamo oggi. Andiamo all'indietro, non c'è più tempo, non c'è più nulla, e d'altra parte, visto che prima si citava Sant'Agostino nella conferenza precedente, no? Anche Sant'Agostino, no? Rispondeva, no? Diceva a coloro che gli chiedevano cosa faceva Dio prima della creazione del mondo, no? Dice, stava preparando l'inferno per coloro che facevano domande del genere, no? E allora, no? Vuol dire che anche nella teologia cristiana, no? Si capisce che le cose non vanno bene. Quindi quel diolino, il Dio creatore, no? Dell'universo, dal punto di vista scientifico non mi sembra che sia un concetto necessario. Noi non pensiamo che l'universo sia stato creato in un certo momento, eccetera, sappiamo soltanto che andando all'indietro non capiamo più nulla, no? E quindi aspettiamo, no, di capire un po' di più. Ma se, visto che ho il microfono, ancora un minuto, no, perché volevo soltanto rispondere in questo caso però a Vito, no? Che sopra parlava di dogmatismi, no? E diceva ci sono due tipi, no, di dogmatismi, no? C'è il dogmatismo metafisico, ma c'è anche il dogmatismo razionale, no? Ora, il dogmatismo razionale, che spesso viene associato alla posizione scientifica, no? Quella di che dovrebbe in teoria dire, no? La ragione spiega tutto, se non l'ha ancora spiegato prima poi lo spiegherà, no? E quindi non c'è bisogno di nient'altro e non abbiamo bisogno, no, di andare oltre, no? Secondo il motto di questo festival. Questa non è la posizione degli scienziati oggi, meno che mai dei matematici, perché proprio Gödel, che ho citato prima, quello della prova ontologica, no, riformulata, è proprio lui che ha dimostrato che, detto in, diciamo così, no, con un motto, che anche in matematica ci sono delle verità indimostrabili. E allora, poiché noi possiamo conoscere soltanto attraverso la ragione, no, soltanto ciò che si può dimostrare, ci sono moltissime affermazioni che non possiamo né dimostrare né refutare, quelle affermazioni rimangono fuori dalla portata della ragione in un senso e nell'altro, no, positivamente e negativamente. La fisica è arrivata a cose analoghe quando, per esempio, con Heisenberg, il principio di indeterminazione, no, ci dice ci sono delle cose che non sono misurabili. Quindi l'immagine che oggi la scienza presenta non è l'immagine ottocentesca di qualche cosa che è una progressione, no, indefinita, che prima o poi coprirà tutto quello che c'è da coprire, no, e quello che c'è da sapere lo sapremo attraverso la ragione, attraverso gli esperimenti. No, noi sappiamo oggi che sappiamo di sapere soltanto una minima parte di ciò che si potrebbe in teoria sapere, per esempio in matematica, la maggior parte delle affermazioni rimarranno così, no, indimostrate e
irrefutate anche, no? E quindi fuori dalla nostra competenza. E allora il dogmatismo razionale, diciamo così, non è qualcosa che noi sentiamo, quando uno critica il dogmatismo razionale, non la sentiamo come una critica verso noi stessi, perché sappiamo benissimo, no? La cosa interessante però è che, poiché molti sanno che la ragione arriva fino ad un certo punto e non va oltre, no? E allora dice, benissimo, voi arrivate fino a qui, ma noi andiamo oltre in altro modo. Ecco, questo io non l'accetterei, cioè la ragione è il nostro modo di conoscere le cose. Può fare quello che può fare, è incompleta, quindi ha molte pecche, diciamo così, no? È una potenza molto limitata, ma io dubito che attraverso altri metodi si possa arrivare dove la ragione non poteva arrivare. In matematica, per esempio, il fatto di sapere che certe affermazioni non sono né dimostrabili né refutabili, e non è che allora può arrivare uno che ti dice, ah, tu non lo sai, ma io ti dico che le cose stanno così. No, perché quella non sarebbe, no, una verità matematica. Cioè, e quindi abbiamo forse, no, raggiunto ormai, no, nella scienza moderna un sentimento, diciamo così, no, di modestia, di sapere che certo conosciamo qualche cosa, no, e non sapremo mai tutto, ma non perché non abbiamo tempo di saperlo, ma perché la maggior parte delle cose ci è preclusa dal punto di vista della conoscenza. Einstein, tra l'altro, che in fondo, no, ci ha aperto, no, la molte verità, no, e lo diceva molto chiaramente, dice, il vero miracolo non è, no, quello che gli altri pensano, dice che la scienza sa tutto, no, e magari ci sono cose che... Dice, il vero miracolo è che si può sapere qualche cosa. A volte riusciamo, no, ad avere un'immagine concreta e precisa, no, di qualche aspetto della natura, dobbiamo essere contenti e non dobbiamo avere questa superbia, no, di credere che possiamo sapere tutto e di dire, ah, voi con la ragione non ci arrivate, ma ci si arriva in altri modi. Non sapremo tutto e stiamo bene così. Cioè, in altre parole, dobbiamo convivere col fatto di essere limitati e non dobbiamo sentirci sminuiti per il fatto di essere limitati. In fondo è la stessa cosa come i nostri sensi. Noi vediamo soltanto una parte dell'universo, la luce visibile è una piccola finestra, no, dello spettro delle onde elettromagnetiche. Va bene, siamo fatti così, no? Non possiamo fare altro che rimanere così, contenti delle nostre limitazioni. Io nel mio piccolo non so invece quanto dalla regia quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, ma vorrei essere illuminato su questo, ma esatto. Però penso che qualche minuto per padre Giancarlo, che, se posso dirlo, sospetto che su tante confutazioni della religione come dottrina che ha appena fatto di fede forse non è così contrario, penso che il tempo ci sia per sentirle. Ma io non so cosa rispondere a quest'ultimo intervento, perché sono d'accordo. Sospettavo giusto. Perché, sì, volevo leggere una frase che proprio solo a questo che ho letto in questi giorni, che l'ho scritta. Ecco. Per cui, se la questione fosse quella dell'esistenza o non esistenza di Dio, si parla della scienza, la si potrebbe liquidare in poche battute. La scienza non dimostra la non esistenza di Dio per il semplice fatto che in via del tutto generale è impossibile dimostrare l'inesistenza di alcunché. La domanda significativa non è di natura ontologica, bensì epistemologica. L'idea di Dio come principio esplicativo trova posto nella scienza? È possibile un ricorso a un fantomatico Dio tappabuchi? Ecco, allora, il compito della scienza non è quello di dimostrare l'esistenza di Dio, non è quello di dimostrare la non esistenza di Dio. Ecco, ha il suo ambito, ha la sua ricerca. Va a tentoni. Ecco, quindi, ecco, il problema dunque no, no,
Non è che si ponga a questo livello, per cui il problema scienza fede posto in questi termini. Allora, è importante la chiarificazione degli ambiti. Degli ambiti. Ecco, questo è il mio ambito e quindi fammi il tuo racconto. Io per esempio, sto molto attento, e per poco che posso, leggo anche su Repubblica le pagine sulla matematica. Sono cose che mi interessano. E lo stupore dello scienziato è lo stupore di qualsiasi uomo leggermente onesto. Ecco, non è qui. E quindi non vedo questo, ecco, come non vedo questo come così, come problema. Ecco, il problema, allora, ecco, io ho già chiarito, ecco, quello dell'ambito, allora, della fede, che implicherebbe qui poi un discorso ulteriore sulle forme di conoscenza. Perché è chiaro che vi è una conoscenza scientifica, oggi direi, vi è una conoscenza scientifica, ma vi è anche un sapere filosofico. E oggi, a livello culturale, per esempio, vi è una rivalutazione anche del sapere mitico, nel senso che il mito non si spiega, ma il mito ci spiega. Il mito, in fondo, è un racconto che cerca di spiegare le grandi domande dell'uomo, nel suo genere, alla sua maniera. Per cui a me la parola mito, applicata anche alla fede cristiana, a me personalmente non dà fastidio. Cioè, nel senso che è un racconto, ecco, che nel suo genere, ecco, ha, ecco, questo sì, allora. Ah, ecco, allora la conoscenza non è solo la conoscenza calcolatrice, verificabile, ma c'è anche un intus legere, c'è anche una intuizione immediata, profonda. Paolo lo chiama lo spirito umano, che vuol dire è l'intelligenza aperta all'oltre. L'intelligenza aperta al non verificabile, l'intelligenza aperta al non calcolabile. Allora capisco anche il discorso, ecco, l'esperienza, allora in quel caso, ecco, diciamo così, ecco, l'ambito della fede, allora è un ambito in cui, ecco, la parola è rivolta alla intelligenza sapiente aperta, la quale può dire, e qui lo dico alla bandiera evangelica, la quale può dire con lo stupore dei fanciulli, se non diventerete come fanciulli. Per cui, ecco, è una conoscenza offerta, ecco, dire, al disponibile in questo senso, ma nello stesso tempo, ecco, è una conoscenza che mi pone una domanda, e qui sono d'accordo. Il problema, allora, questo me lo ha insegnato da giovane studente il padre Davide Turoldo, ricordati nella vita, quando andai da lui studente, lo dico, e gli dissi: Davide, professore, ho il sospetto di diventare ateo. Lui mi guarda e mi fa: era ora. No, non ce l'ha fatta. Perché poi mi ha dato lui la soluzione. Mi dice: liberati da tutte le immagini di Dio, da tutti i discorsi su Dio, lascia però nella tua intelligenza profonda questa apertura. E lui mi disse: l'apertura a Gesù di Nazareth. Io oggi dico: mi ha felicemente imbrogliato. Felicemente. Ecco. Non so se è chiaro. Ecco, allora direi. Allora, il clima, ecco, il clima in fondo è quello. Per me il dogmatismo è solo quando un sapere ha la pretesa di essere esclusivo e escludente. Ma quando uno mette quello che dice di sapere per il bene dell'uomo e lo mette in comunicazione, vuol dire che la vita va bene. Allora, illuminati dalla regia, abbiamo pochi minuti, però il tempo per un paio di domande dal pubblico, se qualcuno ha voglia, ce l'abbiamo. Stringati, sintetici, ma c'è. Ecco, proprio per evitare un dogmatismo escludente, il vertice della ragione è quella, la categoria della possibilità che ammette un'ipotesi ulteriore, appunto oltre, purché congruente con la realtà.
Ecco, allora, siccome il professor Odifredi parlava di ordine, io sono un tecnico forestale, quindi conosco bene la materia della natura, nella natura c'è effettivamente un ordine e c'è questa legge fondamentale che ogni individuo, non ogni specie, ma ogni individuo cerca di riprodurre e diffondere quanto più possibilmente il proprio patrimonio genetico. Per cui c'è l'erba, poi c'è il coniglio che mangia l'erba, poi c'è la volpe che mangia il coniglio, poi c'è l'aquila che mangia la volpe, poi ci sono i parassiti che si attaccano. E quindi è come se ognuno tirasse l'acqua al proprio mulino, vince il più forte, il più debole soccombe, la legge della giungla. Tant'è che addirittura nelle gruppi animali, soprattutto predatori, che cacciano gregariamente, c'è una scala gerarchica, c'è l'individuo alfa, beta, e se il beta diventa alfa perché combattendo vince l'alfa, uccide i cuccioli figli dell'alfa, perché la leonessa, supponiamo, la leonessa diventi disponibile subito a... Sì, ecco. No, è la premessa necessaria, scusate. È la premessa necessaria. Siccome appunto è come se nella Sinfonia dei Mille di Mahler ci fosse, chiamato così perché ci sono mille orchestranti, ci sia quello, il trombettista che gli piace il jazz e suona a tutta randa il suo motivo. Poi c'è il violinista che gli piace Mozart e suona a tutta randa. Poi c'è il tenore che invece gli piace la musica degli alpini e matematico viene fuori un grande caos. Invece in natura, matematico, c'è una splendidissima sinfonia. Evidentemente per chi ha occhi ancora per vedere, c'è un autore, un direttore d'orchestra occulto. Questo è oggettivo. Allora, di fronte a questa oggettività, una persona semplice segue l'innominato dei Promessi Sposi e dice: ma Dio, se ci sei, non occorre essere ateo, non occorre essere credenti. Dio, se ci sei, manifestati anche a me. E allora a quel punto uno, seguendo con intelligenza la realtà, arriva a quell'incontro. Sempre per non ricadere nella biologia che è la mia materia, il primo procariote è così complicato che in confronto il più complesso... Vabbè, scusate. No, non era una domanda. Lei vuole fare una domanda? Dunque... Io mi chiedo perché chi è per il povero uomo, l'uomo sofferente, è un afflato amoroso, deve essere necessariamente cristiano, lei ha detto. Questa è una domanda per... Allora, spero di rispondere anche rifacendomi all'inizio. In fondo, allora, se... c'è un ordine nella natura, c'è un'armonia, l'uomo, prima di ogni discorso religioso, guardandosi dentro, scopre in sé l'anelito alla vita buona e la nostalgia d'infinito, probabilmente, ecco, l'uomo, guardandosi dentro, dice: in me, accanto al suo opposto, c'è l'anelito alla vita buona, accanto al suo opposto c'è l'anelito di infinito. Vita buona, che poi va tradotta, io la amo tradurre con l'espressione di Paul Ricoeur: una vita buona è la vita che si prende cura del sé, che si prende cura dell'altro, che si prende cura del creato. Chiamiamolo, ecco, il prendersi cura. Ora, il prendersi cura inizia, ma proprio a partire dal sé. A partire, allora, se io guardo i miei bisogni, io ho bisogno di pane, ho bisogno di gioco, ho bisogno di sonno, ho bisogno di amore, ho bisogno di pensare. Sintetizzati.
Se io ho questi bisogni, divento uomo etico quando mi rendo conto che di questi bisogni ne ha bisogno anche l'altro. Soprattutto il carente. Quindi non c'è bisogno di un ricorso al divino per avere una cura dell'altro e dell'altro che sia l'altro nel bisogno. C'è una frase del Vangelo che le vorrei dire, quando Gesù dice: se non credete in me, credete almeno alle mie opere, credete almeno che sono il risvegliatore della vostra coscienza a qualcosa che è dentro di voi. Tant'è vero che nel giudizio molti diranno: ma quando mai ti abbiamo visto? Guardate che Dio non è preoccupato che noi ci preoccupiamo di Lui. Se c'è un Dio, il Dio di Gesù, è preoccupato che ci si prendi cura di chi ha fame, di chi ha sete, di chi è immigrato, di chi è carcerato, di chi è fallito, ok. Questi sono, per parlare da credenti, nell'orizzonte della logica di Dio, anche se non hanno visto Dio. Il futuro è loro, venite benedetti. Non so se è chiaro. Chi è il credente? Il credente è colui che a un certo punto dice: chi ha posto in me l'anelito al bene? Chi ha posto in me? Ecco, la domanda, sono le domande, una dopo l'altra. Chi ha posto in me la nostalgia d'infinito? C'è chi dà una risposta, c'è chi dà un'altra risposta. No, la tua risposta non è verificabile, la tua risposta è illusoria. Ma il credente è colui che dice: io, la vita buona e la nostalgia d'infinito, mi è stato dato vederla in un uomo buono, in un uomo risorto, il quale mi viene a dire: ricordati, non so come io, ricordati che in principio c'è la bontà, in principio c'è la vita, ricordati che alla fine c'è la bontà, alla fine c'è la vita. Viene detto, scusatemi, con la categoria di cielo. La categoria di cielo, allora, è una metafora, voler dire: guarda il cielo, ecco perché Dio è il cielo. Il cielo è senza confini, è senza steccati. Era la metafora dell'amore allo stato puro. Nel cielo non ci sono cimiteri. Era la metafora della vita allo stato puro. Terra, sappi che il tuo destino è il cielo. L'amore allo stato puro, la vita allo stato puro. Gesù lo chiama il Dio mio e Dio vostro. Guarda, io penso che noi con i nostri ospiti, padre Giancarlo Bruni e Pier Giorgio Odifreddi, ci fermiamo qui. Ringraziamo tutti quelli che sono stati ad ascoltarci, a interloquire con noi, ma il Festival delle Religioni va avanti questa sera con altri incontri durante i prossimi giorni, il programma è a disposizione di tutti. Grazie a tutti e buona serata.